Cosa vedo? Cosa vedo nei miei occhi? Qualcuno mi sa che ha perso in Milan adesso. Milan. Cosa? Ops, mi sa la Juve. 4-2, 4-2 Juve. Buongiorno a tutti, dal vostro milanista. Pazzo, come vedete dal titolo, come avete visto ieri. Siamo nel post partita di Milan Juve 4 a due per noi. Che cosa abbiamo visto ieri? Non ci credo ancora nei miei occhi, non ci credo ancora nei miei occhi. Una partita epica, dove il Milan è riuscito a ribaltare i due gol subiti inizio primo tempo e riuscire a ribaltarla 4-2. Complimenti Milan, complimenti ragazzi, complimenti tutti, complimenti Pioli. Alt, complimenti Pioli e me lo dovete confermare sulla panchina del Milan in società. Me lo dovete confermare sulla panchina del Milan. Intesi? E poi a tutti i giornalisti volete rovinare l'ambiente Milan per quelle notizie prima di Milan Juventus, dando l'ufficialità di Ragnic, allenatore del Milan. Volevate demonizzare un ambiente? No, l'avete presa lì dietro. Il Milan vi ha fatto vedere che non si è discontentata per quelle notizie. Rompi ambiente. Avevamo visto comunque un primo tempo che la Juventus un po' ha fatto di più. Notoriamente, però il Milan giocava bene, giocava bene. E abbiamo iniziato il secondo tempo, una grandissima giocata di Rabiot a portare in vantaggio la Juventus e poi una distrazione nostra in difesa dei due che stanno andando molto bene in questo Milan, Romagnoli e Chia, il muro difensivo rossonero è riuscita a far passare una palla molto facile da prendere Ronaldo davanti alla porta, non ha sbagliato e ha segnato il gol del 2-0 e da lì ammetto, un pochino mi stavo cominciando a perdere speranze, perché come siamo abituati noi milanisti in queste partite contro la Juventus non le ribaltiamo, invece abbiamo messo fisico, cuore, passione per la maglia e l'abbiamo rimontata e Ibrahimovic ha ragione, nel post partita nell'intervista ha detto che lui è abituato a vincere lo scudetto. Se giochi nel Milan non devi lottare per quinto, sesto, ottavo posto. Non esiste. Per il Milan esiste o primo posto o non esiste niente. E questa è la mentalità che deve avere i giocatori nel Milan. Tu giochi in una squadra gloriosa come il Milan. Quindi ha ragione. Prendete esempio da Ibra. Però non sono qui a criticare la squadra, perché il Milan oggi, come noi, i tifosi conoscevamo i nostri demeriti nelle sconfitte. In questa stagione abbiamo perso 5-0 con l'Atalanta. Abbiamo perso 5-0 con l'Atalanta. La partita della svolta che ha fatto dire a Ibrahimovic. Questa volta dobbiamo riconoscere i nostri meriti, che Milan c'è fisicamente, con questo Milan non c'è niente da fare. Difficilmente lo fermi, se Milan non si ferma, non finisce le forze, difficilmente nessuno lo ferma. Soltanto se il Milan finisce le forze, allora inizieremo a vedere un Milan che torna ai vecchi tempi, ma spero che questa vittoria sia la svolta. Ogni anno dicevamo questa è la svolta, questa è la svolta e poi passi indietro. Stiamo attenti a parlare. Spero che questa sia la volta buona. Spero sia la volta buona. E spero che questi tifosi, quando ritorneranno allo stadio, vedranno queste soddisfazioni. Perché pagare il biglietto, poi vedersi umiliati come 5-0 con l'Atalanta allo stadio, è brutto. Ora ci aspetti in Napoli, che sarà una partita difficile. Ma se dimostriamo
di giocare pure come ho fatto contro la Juventus, contro la Lazio, contro la Roma. Giochiamo in quella maniera, per me se la può vincere, se la può vincere il Milan. Io, nel pre-partita, mi sembra di Milan e Lazio, ho Milan Spal, ho detto che il Milan doveva vincere contro la Spal, doveva vincere, perché ci aspettava Lazio, ci aspettava il Juventus, ci aspettava il Napoli, e ho detto, se il Milan contro la Lazio giocasse la partita perfetta, se la portava a casa, partita perfetta, 3-0. Portata a casa con la Juventus, ma gli avevo dato speranza, mia, come abbiamo a vedere come andava le partite contro la Juventus, non gli avevo dato speranza, per me andava a perderla, e questo non è pessimista, questo è realismo, è realismo, questo siamo abituati a vedere, è realista, è soltanto realista, che se facevo la parte del tifoso che il Milan, non per me il Milan la vincere facilmente contro la Juventus. Non ero credibile a nessuno, anche penso mi veniva da schema che sotto mi dicevate, ma che dici? Che dici? Che la vinciamo facile con la Juventus. Non ero credibile, io sono stato soltanto realista e obiettivo. Per me era impossibile che andavamo a vincere. E è successo, 4-2. Con Napoli sarà difficile, ma se mi è questo. Se mi a questo aggiungerei che possiamo andarla a vincere. Io l'aggiungerei. Anche pure le mani avanti. Anche le mani in alto. Per me possiamo andare a vincere. Questo ditemelo voi. Se mi è questo dobbiamo andare a perdere con Napoli. Non lo so. Non lo so, spero di non sbagliarmi, spero di non sbagliarmi, che poi magari ne puoi spartire e venire a insultarmi. Comunque, il video finisce qua, mettete un like, non fatelo per me, ma fatelo per questo Milan che ha fatto godere un po' l'Italia intera. Vedevo comunque, ho visto più tifosi delle altre squadre tipo Inter, Napoli, rosicare, oppure romanisti, rosicare per la vittoria del Milan, che i juventini stessi. I juventini stessi, alcuni. Ho visto un commento di un juventino che ha detto complimenti al Milan. Vedevo i juventini pure incazzati, poi Alessandro, fanno bene. Fanno bene. Che passaggio, che assist ha fatto Alessandro in difesa, la passi laterale. Sbagli pure la mira, andiamo a passi direttamente a Bonaventura. Bonaventura la poggia Rebic 4-2. Sono errori che questi da Serie A non sono errori da Serie A questi. Però contenti noi. Non abbiamo approfittato da buon questo partito 4-2. Anche se io nel 4-2 vedevo la gente si attaccava e si credeva alla ribalta, all'altra ribalta. Io un primo mi spaventavo che andava a buttare, invece il Milan sarà perfetto, pure l'OP 4-2 sarà il Milan perfetto. Santo Grigio ci ha salvato in un'azione, santo fuorigioco perché Ronaldo ci aveva segnato. Quindi, comunque, lasciate un like, condividete e commentate, fatelo per il Milan che ha meritato una vittoria contro la Juventus. Se volete passare nei miei canali social, Facebook, Instagram, il Milanista Pazzo e su TikTok il Milanista Pazzo Official, nel mio secondo canale, AndyGaming96, metto il link in descrizione e ci vediamo in un prossimo video. Nel prossimo video, il giorno prima di Milan-Napoli, non mi ricordo, sinceramente non ho visto quando sarà Milan-Napoli, mi sembra domenica, quindi se è domenica, sabato è prepartita, anche se è sabato, il prepartita sarà venerdì, ricordatevi così, né bene né male,
Forza Milan, Forza Milan e Forza Italia. Ci vediamo al pre-partita di Napoli-Milan, Milan-Napoli, quello che sarà. Un saluto dal vostro milanista, Pazio.